una lunga ed interminabile processione di presbiteri provenienti dalle diverse zone della diocesi. Così ha inizio una delle celebrazioni più importanti dell'anno liturgico, la messa carismale. È l'unica messa che si celebra durante tutto l'anno liturgico in cattedrale, presieduta dal vescovo, con tutti i sacerdoti che concelebrano, ma anche con tutto il popolo di Dio. Tutti riuniti attorno al vescovo nella suggestiva cattedrale di Oppido per la benedizione degli oli sacri. È la messa che, se vogliamo stare soltanto ad un olio, in qualche modo verrebbe ad essere monca del significato. Se, come si diceva una volta, la messa degli oli, forse comprendo un po' di più. Oggi vengono benedetti gli oli dei catecumeni, degli infermi prima e poi il sacro crisma, che durante le celebrazioni liturgiche del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro, o anche per esempio di oggetti particolari di luoghi, come le consacrazioni di altari di chiese, servono proprio con l'unzione a consacrare le persone e i luoghi. Questa celebrazione è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri con lui. Il vescovo benedice gli oli, che i sacerdoti prelevano e portano nelle parrocchie durante l'anno, tutti i sacramenti in cui viene utilizzato l'olio, dice questo legame strettissimo tra il vescovo, primo ministro dei sacramenti, i sacerdoti che lo rappresentano e compartecipano al sacerdozio, quindi è simbolo di unità strettissima della Chiesa al suo interno. Siccome i sacerdoti sono i ministri delegati dal vescovo, i ministri devono essere degni. Per questo la Chiesa chiede la rinnovazione delle promesse, per dire: vi sono affidati questi compiti grandissimi, siatene degni, ricordando quando avete detto un giorno. E oggi è giorno di tutto il popolo di Dio. I sacerdoti hanno questa importanza e gli oli pure. Però noi ascolteremo dalle letture, è la prima di Isaia e del Vangelo di Luca, passi dell'Antico Testamento che Gesù applica a sé, che si riferiscono a tutto il popolo, che è sacerdotale, regale e profetico. I sacerdoti hanno un compito particolare, ma tutto il popolo vive di questo, tant'è che il popolo viene unto con i sacramenti e l'olio. Numerosi fedeli, anch'essi provenienti da tutte le parrocchie sparse per la diocesi, per prendere parte alla prima messa crismale presieduta da Monsignor Francesco Milito, vescovo da meno di un anno, che non ha nascosto affatto l'emozione. È emozionato, eccellenza. Sì. Eccellenza, gli auguri di Pasqua non solo ai fedeli della sua diocesi, insomma, ma a tutti i calabresi. Che possano vivere nello spirito più pieno della Pasqua, che è uno spirito di liberazione dall'interno, se si accoglie la pace del Signore. Il primo saluto del risorto questo è: la pace sia con voi. E la dà, proprio come esercizio ministeriale, quando lascerà questo mondo che fa tutt'uno come mandato con la Pasqua. Quindi che la Calabria vive nella pace pasquale più vera, quella fatta dallo spirito liberato da tante realtà. Se questo c'è, si può realizzare ancora una volta. La fede diventa anche motorino buono per la società civile. Auguri a tutti quelli che ci ascolteranno.